Buongiorno, buon inizio di settimana e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo ovviamente con l'emergenza sanitaria in primo piano, ma soprattutto con la campagna vaccinale che è il tema più attuale in questo momento, il numero di dosi, il numero di fiale, ma anche dove vaccinarsi, gli spazi, i luoghi. Allora andiamo subito in collegamento in diretta con Chieti, dove vedo Paolo Renzetti, che ringrazio, così come ringrazio l'ospite, il sindaco del comune di Chieti, Diego Ferrara. Buon pomeriggio. Grazie, grazie Jacopo, un buon pomeriggio a te, ovviamente ai nostri telespettatori da Palazzo di Città. Ringrazio anch'io ovviamente il primo cittadino di Chieti, Diego Ferrara, sindaco, comune al lavoro alla Cremente ormai da settimane per questa campagna vaccinale. Questa mattina c'è stato un incontro con la stampa per fare un po' il punto della situazione. Avete individuato, delle zone, dei luoghi, soprattutto allo scalo, nella parte bassa della città, dove poter effettuare queste, vaccinazioni. Allora, cosa è emerso, cosa è venuto fuori? Allora, sono già diverse settimane che l'amministrazione, in accordo con la direzione della ASL, cercava dei luoghi nello scalo soprattutto per che avessero le caratteristiche di centri sanitari aggiuntivi alle sedi vaccinali di Chieti Alta, allocati nell'ex ospedale Santissima Annunziata. Tra queste sedi, l'asilo, l'ex asilo Peter Pan, il palazzetto dello sport di Colle dell'Ara e il centro espositivo della Camera di Commercio nel Foro Boario. La prima scelta è stata dall'inizio l'ex asilo Peter Pan, in quanto l'amministrazione, attraverso una lettera di intenti e una convenzione con la ASL, voleva e vuole, vorrebbe tuttora che, passata la pandemia e quindi la fase emergenziale della vaccinazione, questo locale, con tutte le caratteristiche anche antisismiche e strutturali, diventasse e diventi distretto di base di Chieti Scalo, che oramai da diversi anni è chiuso. Se non che dalla ASL abbiamo avuto una interlocuzione dubbia, nel senso che sembra non essere propensa ad aprire il distretto di base, ma solamente a spostare in questa sede il consultorio familiare che attualmente è allocato in un locale della ferrovia a Chieti Scalo. Pertanto proponiamo alla ASL il piano B, ovvero sia il palazzetto dello sport di Colle dell'Ara, che già da domani può essere pronto all'uso, in quanto è stato già utilizzato per due campagne di screening di massa con il tampone antigenico. Sindaco, questa disputa, se così la vogliamo chiamare, con la ASL, secondo lei è risolvibile? Ci sono i margini per poter arrivare ad un accordo? Ma è già risolto, nel senso che nel momento in cui la ASL ci dice l'ex asilo Peter Pan, una volta finite le vaccinazioni, non diventerà distretto di base come l'amministrazione voleva e vuole, viene inevitabilmente eliminata come possibilità. Ma ripeto, se avessimo dato solo quella possibilità, io diciamo, mi sentirei in difficoltà, ma abbiamo, ripeto, il palazzetto dello sport di Colle dell'Ara già pronto, abbiamo il centro espositivo della Camera di Commercio al Foro Boario e non dimentichiamoci che la ASL è proprietaria di un immobile, l'ex INAM di via Martiri Lancianesi, in ottime condizioni statiche e strutturali, che potrebbe diventare un'ulteriore sede vaccinale nel centro storico. Quindi qui non è un problema di sedi vaccinali, il problema appunto è dei vaccini che devono arrivare e che quindi ci permette di iniziare alacremente questa campagna.
Sindaco, allora abbiamo parlato, stiamo parlando ovviamente di vaccini, di vaccinazioni, ovviamente la domanda è anche un'altra, qual è la situazione ad oggi a Chieti? Mi corregga se sbaglio, nel fine settimana i dati del weekend, venerdì, sabato e domenica, hanno detto che seppur con numeri leggermente inferiori la situazione sta migliorando. La situazione sta migliorando, abbiamo avuto i dati del weekend, quindi comprensivi di venerdì, sabato e domenica, con 45 positivi, quindi un numero spalmato su tre giorni inferiore ai numeri della settimana scorsa, che già erano in stand-by intorno alle 20, ai 20 positivi al giorno. Quindi diciamo che i dati ci incoraggiano ad essere ancora ottimisti. Bisogna dire che il dato di riferimento è sempre quello datoci dal Comitato Tecnico Scientifico, ovvero sia di non superare i 125 contagi nella settimana su 50.000 abitanti. Fino alla settimana scorsa eravamo ovviamente superiori a questo valore, però sono molto ottimista che la settimana che sta per entrare possa portarci diciamo dei dati migliori e più confortanti. Jacopo, a te la linea per una domanda con il sindaco di Chieti. Sì, buongiorno sindaco, con lei più che altro una considerazione rispetto alle strutture e ai posti, perché non più tardi di qualche ora fa il commissario straordinario, il generale Figliuolo, ha detto che nel secondo trimestre le dosi arriveranno e arriveranno davvero in massa, e peraltro chiaramente con proporzioni differenti, però per esempio a Milano il parco di Trenno, dove erano stati fatti i tamponi, gli screening di massa, adesso è stato riconvertito ad un centro di vaccinazione drive-thru, fatto in 5 minuti scendendo dalla macchina e poi attendendo al parcheggio. Ecco, anche per i capoluoghi di provincia che riguardano la nostra regione è un tema che da qui in avanti, soprattutto da aprile in poi, può essere aperto, e nel caso soprattutto i capoluoghi potrebbero aver individuato già delle zone dove fare il vaccino in quest'altra modalità? Ma guardi, prima parlavo del centro espositivo della Camera di Commercio in una zona periferica di Chieti, ma comunque facilmente raggiungibile, con più siti di entrata e altri di uscita diametralmente opposti, con parcheggi ampi, e quindi sicuramente abbiamo la possibilità di affrontare le esigenze della popolazione. Per quanto riguarda la popolazione insistente nelle parti centrali della nostra città, ci sono già le strutture che stanno lavorando all'ex ospedale Santissima Annunziata, e quindi noi siamo certi come amministrazione di riuscire a far fronte alle esigenze di tutta la popolazione. L'importante, continuo a ripetere, e non debba essere un mantra inutile e fastidioso, occorrono appunto che questi vaccini arrivino in grande quantità. Un'altra considerazione, poi ovviamente la lascio a Paolo Renzetti per la chiusura. Io non so se voi avete avuto, insomma, un feedback rispetto a qualche timore, peraltro è ingiustificato, come hanno detto anche le autorità sanitarie, rispetto alle dosi del vaccino AstraZeneca. Non so se voi avete avuto anche qualche relazione su persone che magari erano in procinto di doversi vaccinare, che poi hanno avuto qualche perplessità o se non addirittura rifiutato. Allora, partendo dal presupposto che qui nel capoluogo e in provincia, che io ne sappia, non si sono avuti casi di reazioni avverse importanti, era inevitabile che tantissime persone ci telefonassero, a me in particolare come medico di medicina generale, per esternare le proprie perplessità e le proprie paure.
nei limiti del possibile e considerando il carattere di ciascuna persona, di ciascun paziente, ho cercato di tranquillizzare per quanto mi fosse possibile, ripetendo a tutti che il rapporto costo-beneficio della vaccinazione è enormemente e fortemente bilanciato verso i benefici e quindi la positività di vaccinarsi, perché solo con questo metodo noi riusciremo ad uscire fuori da questo incubo e da questa pandemia. È chiaro che gli effetti indesiderati vanno distinti tra quelli prevedibili, come la febbricola del giorno dopo, i dolori articolari, la spossatezza, che poi lasciano il campo al rinnovato benessere dopo 24-48 ore, ad episodi importanti e gravi di cui siamo venuti a conoscenza attraverso i mass media, ma che, come tutti sanno, sono ancora oggetto di indagini sia di tipo medico-legale che della magistratura. Sindaco, per chiudere, una domanda che esula un po' dall'aspetto sanitario, medico di questa pandemia, perché anche Chieti è zona rossa come molti altri comuni della nostra regione, tanti negozi sono chiusi, tante attività sono ferme ormai da tempo. Che messaggio si sente di lanciare agli esercenti, a coloro che in questo momento stanno pagando il prezzo più alto di questa pandemia? Allora, due messaggi. Il primo è che sono certissimo che il governo riuscirà a ristorare tutti nella maniera più rapida possibile e più soddisfacente. Il secondo messaggio è di non solo di speranza. Io sono convinto che con la campagna vaccinale portata a termine per l'estate prossima potremo sicuramente tornare a vivere una vita normale, perché purtroppo, diciamocela tutta, questa vita che da un anno stiamo conducendo avanti non è una vita normale. Io mi metto nei panni non solo dei commercianti che stanno veramente in una crisi inimmaginabile, ma anche e soprattutto della scuola. Io ho dei nipoti in età scolare ed asilo che veramente sono frastornati, dove solo la solerzia e la capacità dei genitori e dei nonni di distrarli da questa situazione per loro anomala sta dando dei risultati. Però immagino tante famiglie che non hanno dei caregiver capaci di far sopportare queste privazioni e come si possano sentire. Io quindi sono non solo speranzoso, ma sono convinto che in estate torneremo a fare una vita normale. E questo è l'augurio di tutti, davvero così ce lo auguriamo. Grazie al primo cittadino, al sindaco di Chieti, Diego Ferrara, grazie a Loris Bernardo per l'assistenza tecnica. Da Chieti, linea che può tornare allo studio, a te Jacopo. Grazie Paolo, grazie ovviamente al sindaco di Chieti, Diego Ferrara. Noi rientriamo e continuiamo a parlare di vaccinazioni, perché è iniziata oggi la terza settimana di vaccini a Montesilvano presso il Pala di Martin, dove il comune ha anche allestito un punto musicale per intrattenere la cittadinanza. Sindaco, oggi, soprattutto in questa giornata ma anche in quelle precedenti, assistiamo alle vaccinazioni dei cittadini over 80, una grande organizzazione, sta filando tutto nel migliore dei modi per il verso giusto. Tutto sta filando per il meglio, abbiamo riscontri positivi anche da parte di coloro che si sottopongono al vaccino, oltre che ai medici e gli infermieri, ma anche all'ASL stessa, che ha preso la nostra città e questa struttura come punto di riferimento a livello anche provinciale. Abbiamo effettuato nelle scorse settimane una prima parte di vaccinazione riguardante il mondo degli ultraottantenni, poi abbiamo proseguito con tutto il personale scolastico, il mondo scuola a livello provinciale. Oggi ripartiamo con gli ultraottantenni, ma nel pomeriggio ultimeremo sempre per quelle di squadra del mondo delle scuole la vaccinazione
situazione del mondo scolastico. Domani sarà il turno dei volontari di protezione civile regionali, insomma stiamo cercando di coprire il più possibile le più disparate categorie di soggetti che la ASL ci indica man mano che passano i giorni. Insomma. Avete anche allestito un posto di primo soccorso proprio qui alle nostre spalle con delle ambulanze nel caso dovesse servire qualcosa, e c'è anche un intrattenimento musicale. Sì, assolutamente, abbiamo pensato un po' a tutto, anche di concerto con la ASL. È evidente che l'attesa, i 15 minuti di attesa dopo la vaccinazione servono qualora qualcuno avesse dei problemi, dei disturbi, e quindi è inevitabile la presenza di un'ambulanza che possa intervenire qualora questo accada. Ma abbiamo pensato anche ad allietare questa attesa grazie anche alla Scuola Civica di Musica e di Teatro di Montesilvano, che ha sede proprio all'interno di questa struttura, e anche questo sta riscuotendo tanto, tanto consenso da parte dei cittadini, perché al di là del momento che stiamo vivendo, insomma al di là di quello che rappresenta il vaccino, poi regalare un momento di spensieratezza è sempre qualcosa di gradito. Il Partito Democratico, per bocca del capogruppo in Consiglio regionale Silvio Paolucci, chiede però alla Regione un piano preciso sulla vaccinazione anti-Covid-19. Nelle ultime settimane si è verificata una accelerazione nella campagna vaccinale nella nostra regione, ma il Partito Democratico continua a chiedere a gran voce alla regione un piano organizzativo che vada incontro ai bisogni della cittadinanza. La questione vera nella nostra regione è che manca la programmazione. Tanti cittadini credo si rivolgono a noi, così come anche a voi della stampa, chiedendo: ma perché hanno prenotato quella persona che è più adulta di me o più anziana di me, o perché io che sono un fragilissimo i miei familiari non ancora arriva? In realtà non c'è un vero e proprio programma. La stessa distribuzione probabilmente è stata fatta senza una corta programmazione. Quello che noi chiediamo da mesi, noi vogliamo sapere il programma vaccinale di questa regione nella fase 2. Già non c'è stata chiarezza sulla fase 1. Quanto all'approvvigionamento, sappiamo che è un problema del governo nazionale e della Commissione europea, noi però facciamo il nostro. E sulla questione AstraZeneca, il capogruppo in Consiglio regionale Silvio Paolucci invita a non creare allarmismi, ma affidarsi alla scienza. Noi dobbiamo rivolgerci all'AIFA e all'EMA, sono i clinici, gli scienziati che debbono dirci quelle che sono le efficacie e le sicurezze dei vaccini, una volta testati. Fino ad allora, come è stato sempre ricordato, tutti i vaccini attualmente inoculati sono assolutamente efficaci e anche le reazioni avverse sono limitatissime in proporzione rispetto invece agli effetti ovviamente utili e positivi della campagna di vaccinazione di massa. Affidiamoci ai clinici senza fare nessun tipo di altro allarmismo, ovviamente chiedendo però che tutte le verifiche anche rispetto a qualche reazione avversa siano compiute fino in fondo. Aumentano i ricoveri per Covid in provincia di Teramo, 38 solo nel fine settimana. La ASL stima un tasso di positività del 9,7% e il trend non sembra favorevole. Intanto continua senza sosta la campagna vaccinale. Sino ad oggi sono state somministrate già 39.000 dosi. Tania Bonici Castelli. La terza ondata Covid investe inevitabilmente anche la provincia teramana. L'ASL di Teramo annuncia che il tasso di positività è attualmente al 9,7%. È la variante inglese a preoccupare. 120 casi negli ultimi giorni ed un fine settimana difficile che ha fatto registrare un forte incremento di ricoveri. 38 per l'esattezza. Nei tre ospedali di Teramo, Giulianova e Atri, scende l'età dei pazienti, che si attesta tra i 40 e i 60 anni di età. È stato un fine settimana difficile, tante persone ai pronto soccorsi, siamo riusciti a concluderlo grazie all'impegno di tutti, con sostanzialmente il ricovero di tutte le persone che si sono recate al pronto soccorso, però devo dire che sono tutte polmoniti importanti, tutti pazienti giovani, 50-60 anni, che necessitano già l'ingresso di ossigenoterapia, quindi insomma sono dei numeri che meritano una riflessione importante. E qual è questa riflessione? Io credo che, come siamo stanchi noi sanitari, tutti siamo stanchi di avere a che fare con questo Covid, però adesso è una fase cruciale, noi non dobbiamo mollare, dobbiamo resistere, io sono convinto che con l'estate, come l'anno scorso, il Covid ci darà respiro, e se riusciamo in questo periodo a vaccinare c'è una buona probabilità che il Covid ce lo mettiamo alle spalle. In
Intanto continua senza sosta la campagna vaccinale dell'ASL di Teramo, somministrate fino ad oggi quasi 39.000 dosi che hanno riguardato il personale sociosanitario, le RSA, gli over 80, i docenti e le forze dell'ordine. Oggi parte anche la vaccinazione dei detenuti e subito dopo si passerà ai disabili e ai fragili. L'Abruzzo è al quinto posto tra le regioni italiane per capacità vaccinale, avendo somministrato più del 90% di dosi ricevute in consegna alla sua popolazione. Devo dire che stiamo andando bene, siamo a buon punto, basti pensare che la ASL di Teramo, così come tutta la regione, esprime una capacità vaccinale pari al 90,9%, siamo quinti in Italia. Questo che vuol dire? Che ci siamo strutturati in maniera tale che se ci arrivano i vaccini non li sappiamo utilizzare, questo esprime quella percentuale. E quindi torniamo sempre un po' a bomba, che è quella della quantità di vaccini che devono arrivare. Ora sembrerebbe già dalla prima settimana di aprile che arriverà qualche vaccino in più, perché la consegna del primo martedì di aprile c'è già un incremento, diciamo, del numero di vaccini che arriveranno da parte di Pfizer, questo ci lascia ben sperare. Dottor Brucchi, se a fine giornata avanza qualche vaccino, noi possiamo passare a farcelo? Io credo che il commissario volesse dire altro, ci sono le categorie, bisogna rispettare le categorie così come previste. Attualmente la costa teramana nord a preoccupare per l'aumento dei contagi Covid, ma anche Colonnella è fortemente attenzionata, il trend in generale non sembra affatto favorevole. E proseguono i controlli per il rispetto delle norme anti-Covid a Pescara. I militari della Guardia di Finanza sono intervenuti per sanzionare locali, titolari e avventori. In un bar è stata verificata la presenza di un gruppo di 5 persone che consumavano cibi e bevande a distanza ravvicinata tra di loro nelle immediate adiacenze del locale. La successiva identificazione degli avventori ha consentito di rilevare che la metà dei presenti era residente in altri comuni, motivo per il quale, oltre ad essere sanzionati per il mancato rispetto del divieto di assembramento, sono stati sanzionati anche per il mancato rispetto del divieto di spostamento dal comune di residenza. Nel tardo pomeriggio di domenica i finanzieri hanno riscontrato una situazione ancora più grave all'interno di un circolo ricreativo sempre a Pescara, dove sono state trovate 12 persone senza mascherina intente a consumare cibi e bevande durante una partita a carte, il tutto ovviamente senza distanziamento sociale. Ad aggravare la posizione degli avventori, la presenza di persone al di fuori del comune di residenza, violando dunque il divieto di spostamento, e taluni gravati anche da procedimenti penali per reati contro la persona, contro il patrimonio e per reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti della maggior parte degli avventori. Anche in questo caso sono scattate le sanzioni previste per legge. Infine, altre 5 violazioni sono state contestate a cittadini che circolavano incuranti tra la gente in luoghi pubblici senza l'utilizzo delle mascherine. Cambiamo argomento adesso. Paura nel pomeriggio di ieri per alcuni escursionisti dispersi sul versante pescarese del Gran Sasso e Monti della Laga. I 3 sono stati ritrovati per fortuna in buone condizioni nella notte. Stefano Recanati. Sono stati ritrovati poco dopo la mezzanotte i 3 sciatori alpinisti di cui non si avevano notizie dal pomeriggio di domenica. I 3, 2 uomini e una ragazza di Lanciano, Cepagatti e Bisenti, sono stati ritrovati vicino Valle d'Angri, frazione del comune di Farindola. Ad un primo racconto, i 3, mentre erano sulla via del ritorno dopo un'escursione, sono stati rallentati dalla neve e il sopraggiungere della notte ha reso difficile il loro avvicinarsi al punto di partenza. Le ricerche sono partite nel pomeriggio, quando i familiari non li hanno visti rientrare e nell'impossibilità di contattarli telefonicamente hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri al 118, i quali hanno attivato immediatamente il protocollo di soccorsi in montagna, allertando il soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo e il club alpino italiano, partiti dalla stazione di Penne a pochi chilometri dal punto di ritrovamento. Inizialmente i familiari avevano indicato le montagne intorno a Rigopiano come luogo delle ricerche, località già tristemente nota per la valanga che travolse l'hotel nel 2017, causando 29 vittime, mentre a molti, alla comparsa della notizia, è tornata in mente la recente tragedia del Monte Velino, quando 4 ragazzi il 25 gennaio scorso furono travolti da una valanga e trovati morti dopo 25 giorni di ricerche.
Ancora a cronaca, un uomo di 46 anni di San Severo in provincia di Foggia è morto questa mattina intorno alle 8 in un incidente stradale avvenuto sulla A14 nel tratto compreso tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione Ancona nel territorio di Francavilla al Mare. L'incidente, come riferisce la società Autostrade, ha visto coinvolto un mezzo pesante. Secondo quanto si apprende, la vittima è stata investita dopo aver prestato aiuto ad un mezzo in avaria. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, il 118 di Chieti, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della direzione Settimo Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Attualmente il traffico su una sola corsia, si registra un chilometro di coda in direzione Ancona. Il consigliere regionale del PD Antonio Blasioli critica la regione sulla discarica di Villa Carmine. Ritardi, secondo il Partito Democratico, per quel che concerne la messa in sicurezza. Consigliere Blasioli, questa mattina in conferenza stampa avete denunciato quelli che voi ritenete dei ritardi per quanto riguarda la discarica di Villa Carmine. Perché? Ritardi gravissimi per l'ambiente, per il nostro mare Adriatico e tutto quello che ci avvale rispetto alla discarica di Villa Carmine di Montesilvano. Non siamo noi a dirlo, è l'ARTA, lo aveva fatto già a luglio dell'anno scorso, lo ha ripetuto nuovamente con un parere il 25 febbraio di quest'anno, insieme ad ISPRA, da cui si è fatta coadiuvare. Mancano le misure di messa in sicurezza di emergenza, il che significa che l'inquinamento perdura ancora in questi giorni. Manca un barrieramento idraulico, manca nella parte a nord della discarica un telo geotessile che separi i rifiuti dai terreni e soprattutto c'è anche il pericolo che questa discarica possa crollare da un momento all'altro perché i pendii sono oltre quello che è previsto dalla legge. Qui siamo di fronte a un SIR, cioè un sito di interesse regionale. A fronte di questo però ARAP, che è la stazione appaltante individuata dalla regione rispetto ai 10 milioni di euro stanziati dal governo di centrosinistra, scrive però a settembre del 2020, guardate, a settembre del 2020, noi non siamo competenti ad adottare misure di messa in sicurezza, perché noi siamo competenti soltanto per la bonifica definitiva. Quindi in questo momento nessuno sta lavorando né alle misure di messa in sicurezza né alla bonifica, su cui c'è un altro problema. ARTA e ISPRA dicono chiaramente nel parere l'unica bonifica possibile a Villa Carmine è la rimozione di tutti i rifiuti, parliamo di 300.000 quintali di rifiuti, e l'unica possibilità è questa e costerebbe circa 30 milioni di euro. Attualmente la dotazione sospesa per la rimodulazione dei fondi Masterplan è di circa 10 milioni di euro per il SIN Alento Saline. Il che significa che bisogna lavorare anche a programmare quella che sarà la bonifica definitiva, che altrimenti non potrà mai partire. Ecco perché noi chiediamo, a distanza di un anno, documenti alla mano, scritti da chi si occupa appunto di ambiente, che questo inquinamento venga messo a termine, venga terminato definitivamente, con l'adozione di misure di sicurezza di emergenza. Sport adesso, non conosce sosta il campionato di Serie B che domani sera vedrà il Pescara impegnato in una partita delicatissima contro l'Ascoli all'Adriatico Cornacchia. Grassadonia senza Tabanelli e Bocchetti, rientrano invece tra i convocati Drudi e Balzano e si va verso la conferma del 4-3. A dirigere il match domani sera sarà un arbitro molto esperto, Marco Di Bello, che ha alle spalle 118 partite in Serie A. Biancazzurri reduci dal pari senza reti di sabato pomeriggio contro il Pordenone, ma adesso c'è bisogno di vittorie, come conferma anche il DS del Delfino, Antonio Bocchetti. Questo secondo tempo, direttore, tanta sfortuna per il Pescara, due legni clamorosi, altre due o tre occasioni ancora più clamorose, soprattutto quella di Gut con la parata di istinto di Perisan, peccato perché poteva arrivare una vittoria che avrebbe forse potuto rappresentare la svolta di questo finale di campionato, direttore. Sì, erano tre punti importantissimi, onestamente alla nostra portata, vista la partita che abbiamo fatto qui a Pordenone oggi. C'è un rammarico notevole, soprattutto per la mole di gioco e di occasioni che abbiamo prodotto. È normale che dobbiamo continuare così e dobbiamo fare qualcosa in più, perché vedendo comunque il risultato non basta quello che abbiamo fatto. Non sono d'accordo che il primo tempo ha giocato meglio il Pordenone, forse ha avuto un pochettino di aggressività in più, però tiri in porta veri e propri non hanno avuto. Noi abbiamo avuto secondo me una buona occasione con Maestro, che ha perso il tempo per tirare in porta, e forse quella è stata l'occasione un po' più nitida, tranne un po' il colpo di testa che ha fatto
scavone il primo tempo sul calcio piazzato, però sapevamo che loro erano molto bravi su palla da fermo, quindi siamo stati veramente bravi anche in fase difensiva. È normale che vedendo poi il secondo tempo con questa qualità, con questa lucidità comunque a trovare il giocatore smarcato e far superata numerica ci lascia un rammarico, ma dobbiamo essere ancora più arrabbiati perché la squadra produce, la squadra migliora partita dopo partita e dobbiamo continuare solo così, se non meglio. Ma noi abbiamo detto all'inizio, le partite dobbiamo solo vincere, quindi c'è sempre rammarico quando le partite si pareggiano, e si pareggiano soprattutto in questo modo. Quindi il nostro obiettivo è sempre la vittoria e dobbiamo continuare a pensare solo alla vittoria in ogni cosa che facciamo, quindi dobbiamo pensare positivi e cercare di fare quel cosino in più che ci permette di portare a casa 3 punti. A noi tutte le partite sono dentro fuori, l'ho detto già dall'inizio, che da quando è arrivato il mister. Purtroppo non abbiamo tempo, abbiamo fatto male all'inizio, abbiamo fatto male durante il campionato e quindi questo non ci permette di poter capire e di poter programmare altri risultati che non sia quello della vittoria, quindi tutte le partite sono importantissime. Seter continua a rinviare l'appuntamento con il gol, come sta soprattutto a livello fisico l'attaccante del Pescara? Ha fatto una settimana piena di lavoro, quindi è normale che dopo mesi di gestione, questa è la prima settimana che si allena completamente con la squadra, quindi abbiamo bisogno di lui, però abbiamo bisogno di lui allenato, sicuramente non possiamo metterlo in condizioni se non si allena. E se domani sera sarà la volta del Pescara, mercoledì invece tocca al Teramo, che alle 17.30 ospita al Bonolis la capolista ternana biancorossi, che sabato hanno violato il Massimino di Catania grazie ad una conclusione di Davide Vitturini, che si dice soddisfatto per i 3 punti, ma anche per aver tenuto la porta inviolata in un campo complicato come quello siciliano. L'importante è aver portato a casa i 3 punti e soprattutto non aver preso gol e aver dato continuità ai risultati. 4 risultati utili consecutivi che ci danno grosso morale e una spinta importante per le prossime gare. È una vittoria molto importante in ottica playoff, perché uno scontro diretto, ci avviciniamo al Catania e rimaniamo attaccati alle posizioni più alte di classifica. Quindi sono punti che ci danno veramente tanto morale, tanta fiducia per il proseguo del campionato. Stiamo lavorando bene, in settimana, lavoriamo sui nostri concetti, sui nostri principi e cerchiamo di evitare di prendere gol, che è la cosa più importante. Lavoriamo di reparto, siamo giovani, ma cerchiamo di darci responsabilità ognuno di noi e quindi di responsabilizzarci e di fare il meglio possibile. I risultati stanno venendo e quindi siamo molto contenti e continueremo a lavorare e a migliorare sicuramente, perché comunque c'è da migliorare in alcuni aspetti. Era importante iniziare bene, diciamo, questo trittico di partite, perché ci dà morale e ci dà entusiasmo per affrontare tutte le partite della settimana. Quindi su 3 partite, secondo me, la prima è la più importante. Quindi fuori casa poi è un risultato molto molto importante, incoraggiante per continuare a sognare in una posizione importante nei playoff. È passato un mese e sembra passato un anno. Nel primo tempo hai preso giallo per il fallo su Pinto. Sembra lontana anni luce Caserta, con quel rosso che un po' forse ti ha condizionato un po' per la squalifica, un po' per le partite successive. Invece poi probabilmente, ecco, anche in questo hai fatto uno scatto personale, riuscirti a gestire nel corso dei restanti minuti. Assolutamente sì. Ero un po' preoccupato dopo il giallo, anche perché secondo me l'ammonizione, come la prima di Caserta, era un po' eccessiva per me. Sono andato a contrasto, era anche un po' in anticipo, magari il giallo poteva tranquillamente non starci. Comunque ho imparato dalla precedente esperienza a stare più attento, a non intervenire, diciamo. Quindi sono contento di aver superato anche questa piccola sfida. Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 19, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.